Pronto? Buongiorno signora, mi perdoni per il disturbo, buongiorno. Buongiorno, lei chi è? Il comune, lei chi è? Il comune? Sì, lei chi è? Si presenti, si qualifichi, si notifichi. Chi è lei? Mi chiamo Ina Agnese. Non ho Come capito. mai il comune chiama a casa? Sì, signora mia, stiamo facendo le carte d'identità elettroniche ed è per questo che stiamo chiamando in tutte le case, per avere delle informazioni che riguardano le persone. Quindi lei si qualifichi, si notifichi. Un attimo solo che vi passo mio marito, che è il capo famiglia. Grazie, signora. Prego. L'ho svegliato. Pronto? Buongiorno a lei, mi perdoni se l'ho fatta disturbare il comune. Sì, dite. Lei è il capofamiglia? Sì. Grazie. Mi comandi questa qua. Come vuole. Mi comandi. Dove gliela devo portare? Mi comandi questa bella pernacchia, lei. Lei che è il capofamiglia. Io la ringrazio. Ma si è svegliato fresco stamattina? Eh sì, c'è un mutino frigorifero. Era un mutino frigorifero. Eh sì. Ma secondo me va a mettere pure la capa in un frigorifero. Guaglio! Fra Mimmo! Forse che ne sudava lui, sì! Tutto a posto! Tu? Sì, tutto tranquillo. Ma sei svegliato perché al lavoro, ecco. La fai ancora la pipì a settare? Sempre, signora Luca. Voglio non voglio sapere niente. Ha ci chiamato Roi Nero, uno per me, uno per te. No, il nero sono pericoloso, Mimmo. E perché sono pericoloso? E quelli in nero sono pericolosi. Quando c'è fra uno in New York, se mi viene i soldi, è tutto quello che c'è rimane. Ah, perché si cacci in mandare. Ah, signore, non devo conoscere. Vabbè. Voglio, ma... E qua, Mimmo. Ne è fatica. No, c'è buttato la creatura a scuola e va a fatica. Ma tu stai, urlo. A che parte sto? Ma sono fuori un teatro, ma come ne va? Che non è una cavolo! E ma io devo salutare, ci vediamo un caffè! Ero c'è ma per il dici tu! E puoi venire a casa! E tu e te capo sì! Devo buttare tu la scuola e vai! E poi non è un problema, me la voglio! Irenare, recupera, esco più tardi stasera! Come vuoi fare? Ma stai la signora? Mo ci ho di casa, signore. Vuoi venire a casa, dove vengo a pigliare io a qualche parte. Fammi parlare prima casa, signore. Va bene. No, non mi viene a pigliare, vengo in, non ti preoccupare, non ti disturbare. Se ti arriva, accadrai. Ma tu mi pare che è la prima volta che c'è venuto. Ma tu passi, aspetta, passi un attimo a lì, noi. Passi a me. Mimmo. Ci venimi giù da. Ma io che sono un comune, siamo a casa. Ma si può brumare? No. Perché le ragazze vanno a scuola. Però sai, a mattina si sentono ancora tutti in tondini. Però dicevi è impossibile. E poi io ho mio cognato che lavora nel comune. Allora quando è qualcosa ti avvisa già lui. No, è su me. Senti, allora ci rimetti tutto. Ma sei con Maria? Sto con Maria, ma non sta là Maria, però che si può venire, mi fa piacere per venire, ci venire a prendere. Sì, mi fa piacere. Ma boh, aspetta là. Maria! Aspetta. Maria! Sì. No, sta là, sta in Dubai. Va bene, ma voi adesso dove state? Isci o state qua? Maria! No, stiamo qua, amo. Ho capito. Però dopo ce ne ha, mi ha venuto a fare un servizio, dopo ce ne ha. Non si è voluto fermare a pranzo qua, ma mi fa piacere. Spiega, Mari! Volessimo mangiare là, che ha i miei soldi, pago per mangiare! Oh, ma no! Non sa, ci muovi.
Mo passa Maria. No, Maria sta, allora, sta in Dubba. Allora ci sentiamo più tardi. Ma buono, un bacio a Maria, ci vediamo più tardi. Va bene. Ciao. Ciao, ciao.